Era alla fine di questa partita, nel primo tempo un Lugano un pochino deludente, ma nel secondo e nel terzo tempo Lugano che forse meritava il gol del pareggio. So Maxime Lacquière, here at the end of the game. The first period Lugano wasn't at his best, but then at the second and third period maybe you deserve the game. Yeah, I think overall it was a good effort. If you get that kind of effort after you win three games, obviously you're happy with it, but we're not happy. We lost some games and but we're confident. We know when the times are tough like that, we have enough experience that one day is going to turn. Sì, ci siamo impegnati molto e dopo un impegno del genere ovviamente una vittoria avrebbe fatto piacere, però questa sera non siamo molto, molto contenti. Nonostante questo però siamo molto fiduciosi nelle nostre capacità. Abbiamo giocato tre partite contro lo Zugo, abbiamo perso tutte e tre le volte. È un modo di giocare che vi mette un pochino in difficoltà questo dello Zugo? We lost three matches against Zugo. Is that a team that puts you in a difficult position somehow? I think that like every team in this league, they're a good team. So every night you got to be ready in this league. And obviously we had some tight matchup with them that we would have loved to win. But now it's part of the past. We're not happy with tonight. We lost, but we focus on the future. Sì, sono una squadra comunque di un buon livello. Ovviamente noi cerchiamo sempre di dare il meglio in ogni partita e da stasera poi si riparte da zero, come se fosse la prossima una partita da zero, nuova. Perché siamo così forti con l'uomo in meno, anche con due uomini in meno, e poi quando giochiamo con l'uomo in più ci sciogliamo, non riusciamo a fare il nostro gioco come riusciamo a farlo le altre partite? Why are we so strong in the penalty killing, but not so strong at the power play? I think that, well, first of all, it's two way different things, penalty killing and power play, but that's part of the beginning of the year adjustment. Right now our power play is not going the way we want, and we're just going to find a way to fix it. Sì, prima di tutto sono due modalità di gioco molto diverse. Siamo solo all'inizio della stagione e sono cose che comunque dobbiamo aggiustare e ci riusciremo. Ultima cosa. Venerdì e sabato abbiamo due partite contro il Davos, 6 punti sono d'obbligo, a questo punto visto la classifica non delle migliori del Lugano. So on Friday and Saturday we are against Davos and we really, really need those 6 points. I think you need every point every game. I mean Davos is a good team, they're going to come in and we're going to have two games back to back, it's going to be tough games and we're going to have to give everything like we do every night to try to win. Sì, noi abbiamo sempre bisogno di accumulare i più punti possibili. Il Davos è una buona squadra e cercheremo come sempre di dare il meglio e portare a casa la vittoria nel weekend. L'ultima cosa, quanto manca Klaassen in questa squadra, Linus? Last thing, how much do you miss Klaassen in the team? Yeah, Linus is a great player. Obviously, he always helped the Lugano in the past, and he has unreal skills, and he's always there for the boys. He's a good teammate. So, right now, I think we just need to go out there, the whole team, and find a way to win tonight. I think it would be, if we're honest, we had a strong effort, but we didn't have the result we want. Now we have to focus on the next game. Sì, Klaassen è sempre un buon giocatore che può dare sempre delle buone opportunità alla squadra. Nonostante questo, noi comunque cerchiamo sempre di dare il nostro meglio per portare a casa il più possibile la vittoria. Ringraziamo Maxime Lacquière anche per la sua disponibilità. Speriamo di vedere presto il Lugano forte come quello che abbiamo visto nei playoff dell'anno scorso. Thank you so much. We hope to see Lugano as the playoff for the last season. Grazie. Ciao.